Buon pomeriggio, ci siamo quasi, buon pranzo nel momento ora che sto registrando questo video, sabato 6 marzo 2021, primo fine settimana di marzo, dai, la primavera è sempre più vicina dietro l'angolo. Come ogni sabato sapete di consueto il mio recensire la puntata della notte di Friday Night Smackdown, una puntata ragazzi davvero strabiliante. Ma prima di andare a recensire la puntata di Smackdown e poi di parlare del Festival di Sanremo, quarta serata oggi, ma finalissima per decretare il vincitore del festival, del 71esimo Festival della Canzone Italiana 2020-21 a Sanremo. Volevo dire che in pratica ho letto proprio questa mattina, poco dopo le 9 se non mi sbaglio, che per quanto riguarda NXT e il takeover che dovrebbe precedere la messa in onda di WrestleMania, che come l'anno scorso sarà in 2 serate, ma con la novità che ci saranno i fan, soprattutto allo stadio di Tampa, Florida, ovviamente fan in numero ridotto, si pensa più o meno a 30.000 serata, e su questa stessa falsariga si pensa anche di proporre il takeover, ovvero in 2 serate. Se non mi sbaglio, leggevo di mercoledì e giovedì, proprio nella settimana in cui vedrà protagoniste anche WrestleMania. Ovviamente è chiaro che se il takeover si svolgerà in 2 serate, in quella settimana la puntata normale di NXT non ci sarà, ma appunto sarà sostituita dal takeover. Però questi, vi dico ragazzi, sono voci di corridoio, manca l'ufficialità e vedremo se effettivamente sarà così. Ora, pronti a recensire la puntata dello show bianco-blu? Secondo me lo show più bello della WWE, ma non sono solo a dirlo, siamo in tanti. Puntata che si apre con Michael Cole che attende Daniel Bryan per una sorta, diciamo così, di intervista, ma che poi si trasforma in un promo di Daniel Bryan che manda un messaggio a Roman Reigns, ma soprattutto a Jey Uso, dicendo che lo batterà questa sera nello Steel Cage e quindi andrà ad affrontare Roman Reigns a Fastlane, e chissà che non possa andare lui a sfidare Edge a WrestleMania 37 per il titolo universale. King Corbin ha sconfitto Montez Ford. King Corbin, che diciamo chiaramente se ne frega altamente di Sami Zayn, un Sami Zayn che poi perde contro Angelo Dawkins, ma dice, forse sarà la volta definitiva, Sami Zayn basta a questi due fanciulletti che li fanno da documentaristi, infatti uno dei due lo strattona, anzi lo calcia anche, quindi. Poi Dominic Mysterio, ovviamente in compagnia del solito padre in chiave narrativa, Re Mysterio batte Chad Gable. Re Mysterio poi svolazza anche sul corpo di Otis, che lo traballa sul tavolo dei commentatori. Intanto volevo dire che Reginald, anche se negativo, è stato uno dei protagonisti della puntata perché ha preso il famoso 3 di picche da Bianca Belair, da Carmella, da Sasha Banks. Forse, forse non ha preso il 3 di picche da Nia Jax, ma staremo a vedere. Quindi Bianca Belair che batte Shayna Baszler, nonostante si era creata una situazione un po' di imbarazzamento totale per quanto riguarda a bordo ring tra Sasha Banks, Reginald, Nia Jax, insomma una confusione totale che più totale non si può. Poi, importante, mentre Seth Rollins veniva intervistato nello spogliatoio, anzi nel ring lì dello spogliatoio del Tropicana Field di Kyle Braxton,
Ad un certo punto è comparso il ritorno di Murphy, ho chiamato anche Betty Murphy, ricordiamoci la storyline con Ali e la famiglia Mistero, che però sembra ormai cosa passata, cosa chiusa. Seth Rollins che ha detto chiaramente a Murphy, ha detto vai fuori e batti Cesaro, cosa che però non è accaduta perché è stato a vincere il nostro cugino elvetico Cesaro. Però, cari amici, attenzione perché secondo me qui potremo avere grandi novità. Io penso di prevedere, certo, nel wrestling può sempre capitare di tutto, però che magari a Fastlane potremmo avere Cesaro contro Seth Rollins, uno contro uno, o Cesaro contro Rollins e Betty Murphy. Bisogna capire. Poi Apollo Crews promuove la sua nuova personalità da agente nigeriano. Sta di certo che vuole il titolo da Big E, cosa che staremo a vedere, anche perché comunque la federazione ha annunciato finalmente il ritorno di Big E settimana venerdì prossimo a SmackDown, dopo i gradoni d'acciaio lanciati da parte di Apollo Crews addosso a Big E, che lo ha infortunato, ovviamente in chiave narrativa, però appunto bisogna comprendere un po' se il match vorrà essere fatto a Fastlane o Apollo Crews brama così tanto che magari la federazione vorrà proporre un'ennesima loro sfida titolata SmackDown, staremo a vedere. E prima del main event anche il Ding Dong Hello di Bayley, che tra un bigliettino e l'altro sembra che quello che legge vada tutto bene, ma poi si blocca la pinza. Forse deve rivedere qualcosa nelle sue presentazioni del Ding Dong Hello. Il main event che, prima di parlare di quanto è accaduto all'interno dello steel cage, quindi di questa gabbia d'acciaio, da cui ricordiamo si può vincere o col conteggio o per sottomissione o uscendo dalla porta oppure quindi scalando la gabbia e scendendo di lì. Sta di fatto che dopo l'ingresso di Brian e di Jay c'è stato l'ingresso anche di Roman Reigns insieme ovviamente a Paul Heyman, che però io qui volevo dire anche una cosuccia. Noi conosciamo bene Paul Heyman per il tanto famigerato periodo di anni e anni di, diciamo, di avvocato di Paul Heyman. Però abbiamo due differenze classiche in questo momento, che quando lui fa da avvocato di Paul Heyman è lui che si fa portavoce di Paul Heyman. Invece qui con Roman Reigns è Roman Reigns che dà gli ordini a Paul Heyman. Infatti proprio dopo l'ingresso di Roman e di Paul Heyman, con una semplice occhiatina, anzi quasi occhiataccia, ha fatto capire a Paul Heyman: prendi una sedia che mi devo gustare il match da seduto. Nonostante tutto, Daniel Bryan, in una contesa più o meno durata quasi 10 minuti più o meno, poco più, riesce a battere per sottomissione grazie alla Yes Lock Jeyuso, e quindi andrà ad affrontare a Fastlane pay-per-view che, ricordiamo, si terrà nella notte tra domenica 21, lunedì 22 e lunedì 22 febbraio 2021, sempre ovviamente al Tropicana Field di San Petersburg in Florida, in diretta per gli americani su Peacock, questa innovazione, e per gli europei sul WWE Network, tra cui anche noi italiani. Fastlane quindi, che oltre però a Daniel Bryan contro Roman Reigns per il titolo universale, ha anche già la sfida annunciata pochissimi giorni fa tra Nia Jax e Shayna Baszler contro Sasha Banks e Bianca Belair, che ovviamente
ci fa presagire già il pensiero che a vincere possano essere Nia Jax e Shayna Baszler, magari ancora una volta attraverso una distrazione da parte di Reginald, cose di questo tipo. Ah, ed inoltre, prima di iniziare a parlare del Festival di Sanremo, volevo praticamente dirvi che sempre per quanto riguarda NXT si parla ipoteticamente di cinture nuove di zecca, di coppia, quindi prime cinture di coppia femminili di NXT, che sarebbe una bella novità nel brand giallo-nero. Perché nella notizia che ho letto sempre questa mattina si dice che William Regal farà un annuncio importante questo mercoledì ad NXT. Quindi vedremo se saranno proprio le cinture di coppia femminili di NXT che, diciamo, se nel caso sono queste, ci facciamo riferimento alla Dusty Cup, una delle prime pretendenti sicuramente potranno essere Raquel Gonzalez e Dakota Kai, ma staremo a vedere. Ora basta wrestling, passiamo al Festival di Sanremo. Allora, ieri quarta serata, vediamo, attendiamo la regia un attimo, quarta serata, eccoci qui, si sono esibiti tutti i 26 campioni, le nuove proposte. Io volevo partire già dalle nuove proposte, dove andiamo in ordine. Il primo a vincere il premio è stato Gaudiano, che ha fatto gli onori del sud con polvere da sparo al televoto con il 33,50% totale, 28%. Poi Davide Shorty con il totale del 25,40% con Regina, col 24,10% Forecast con Scopriti, Wrong on You, lezioni di volo, col 22,50%. Quindi primo Gaudieno, secondo Shorty, terzo Forecast, quarto Wrong on You, co-conduttrici Barbara Palombelli, ospiti Beatrice Venezzi, Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro con Boss Doms e Fiorello, Rolls Royce e Mene Frigo nel quadro punk rock, Alessandra Moroso, pezzo di cuore in duetto Emma Marrone, Una notte in Italia, Matilde Gioli in un omaggio ai lavoratori dello spettacolo, Mahmood, Midley, Rapide, Barrio, Calypso, Sold, Ignacia, Dorado, Enzo Abitabile con i Bottardi Portico in un omaggio a Renato Carosone. Questa sera, nella finalissima, ospiti Ornella Vanoni, Francesco Gabbeni, Dardust e Urban Theory, Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Paolo Vallesi, Alberto Tomba, Federica Pellegrini, Tecla Insolia, Giovanna Botteri, Banda Musicale della Marina Militare. Oh, e ora veniamo ai big. Allora, la prima dei big ad esibirsi ieri sera è stata Annalisa con 10, diciamo direttamente la generale, quarto posto per Annalisa, Aiello ora 26° posto in generale, i Maneskin zitti e buoni in quinta in generale, Noemi con Glicine 10° posto in generale, Orietta Berti quando disinnamorato 12° posto sia in generale che della sala stampa, con la Pesce di Martino, musica leggerissima, primo posto sala stampa ma ottavo generale, Max Gazzella, Trifo Perazina, Monster Band, il farmacista,
14° posto, sia dalla sala stampa che generale. Willy Peyote, mai dire mai, la locura, 3° posto sala stampa, 2° generale. Malika Yan, ti piaci così, 9° posto sia sala stampa che generale. La rappresentante di lista Amar, 4° posto sala stampa, 7° generale. Madame Voce, 18° posto in generale. Arisa, potevi fare di più, 7° sala stampa, 3° generale. Coma Cose, Fiamme negli occhi, 22° generale. Fasma, Parlami, 19° generale. Lo Stato Sociale, Combat Pop, 11° generale. Francesca Michelin e Fedez, Chiamami per nome, 17° generale. Irama, La genesi del tuo colore, 8° sala stampa, 6° generale. Extra Liscio featuring Davide Toffolo, Bianca Luce Nera, 13° generale. Game On, Momento Perfetto, 20° generale. Francesco Renga, Quando Trovo Te, 21° generale. Gioeva Amica, 24° sala stampa, 23° generale. Ermal Meto, Un milione di cose da dirti, 5° sala stampa, 1° generale. Bug, Invece sì, 23° sala stampa, 24° generale. Fulminacci, Santa Marinella, 16° sala stampa, 15° generale. Gaia, Cuore Amaro, 20° sala stampa, 16° generale. Rando, 26° sala stampa, 25° generale. Random, La canzone Torno a te. Prima di concludere volevo leggere qui l'orchestra maestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis. Ovviamente sono molti, moltissimi gli interpreti dell'orchestra. Ovviamente tra i più noti che sappiamo abbiamo Campagnoli, Vessicchio, Rossi, Molinelli, eccetera, eccetera. Bene, che dire? Per questo video direi che... Ah no, stavo dimenticando. Andiamo con gli ascolti della quarta serata di ieri. Quarta serata, oltre 11 milioni di spettatori e share del 43,3% nella prima parte. 11.115.000 telespettatori, pari al 43,3% nella prima parte e 4.980.000 nella seconda, con il 48,2%. Migliorano gli ascolti rispetto alla serata cover, che aveva avuto 10.596.000, pari al 42,4% di share nella prima parte e 4.369.000 con il 50,6% nella seconda. L'anno scorso la quarta serata del festival aveva ottenuto 12.674.000 spettatori con il 52,3% di share nella prima parte e 5.795.000 con il 56% di share nella seconda. Quindi ora, cari amici, ragazzi e compagni, è davvero tutto. Io, nell'attesa che si carica il video, vado a mangiare. Buon pranzo a tutti, di nuovo buon fine settimana a voi tutti. Noi ci vediamo per le prossime occasioni. Quindi, viva la musica, viva tutti, mi raccomando, manteniamoci a tavola, fredda, ciao!